Iris, le prossime immagini che vedrete saranno dedicate al giorno del battesimo di Leone. Ci tenevo a fare questa piccola introduzione perché sono delle immagini molto importanti per noi. Ho voluto condividere con voi comunque dei momenti molto molto importanti per noi. Ci avete travolto di auguri, di affetto e quindi penso che sia giusto farvi partecipare. Avete anche partecipato ai preparativi del battesimo con noi, quindi credo sia giusto farvi partecipare, anche se solo virtualmente, a un po' della cerimonia. Quindi le prossime immagini saranno veramente, vi renderanno veramente partecipi di questo giorno per noi importantissimo. Prima di iniziare però ho un'informazione incredibile da darvi. Non prendete impegni per il 25 marzo, martedì 25 marzo alle ore 14, perché ci sarà un nuovo lancio Filomena Amore. Questo lancio sarà particolarmente importante perché, ragazze, uscirà una nuova borsa che mi chiedete da anni e che ho deciso di lanciare adesso perché sono riuscita a rendere mia una borsa iconica che voi tutte in tutto il mondo amano. Quindi io vi consiglio di non prendere impegni per il 25, perché oltre alla Nova Lady ci sarà anche un restock importante di una borsa che manca da più di un anno su Filomena Amore, che tutti amate e che è perfetta per il periodo, per le stagioni che stanno arrivando. Le altre cose sarà anche migliorata perché avrà più tracolle. E poi due promo pazzesche pensate per voi. Quindi ecco il momento, segnatevi la data, 25 marzo, ore 14, qui su Filomena Amore. E adesso vi lascio al battesimo. È tardissimo e noi stiamo confezionando le bomboniere. Questo è il tag di confetti che ho fatto io. Guardate che bello è. Questi sono i sacchettini che avete visto nel video precedente che ho fatto sempre io. Poi vi farò vedere la bomboniera finita. Queste sono le scatole. Ladies, vi faccio vedere in anteprima anche i menu che ho fatto io, sempre come il tag che vi ho fatto vedere prima. Allora, questo è il menu, questo è l'aperitivo, l'antipasto, i primi, i secondi, poi domani vi faccio vedere tutto, la frutta e il dolce. A sinistra, per privacy, non vi faccio vedere i dati, insomma, personali. I dati personali, però volevo farvi vedere il menu che ho creato, che è bellissimo. Questo l'ho fatto proprio io, sapete che anche l'agenda la faccio personalmente e quindi ho voluto creare anche i menu per Leone. Guardate che bello, eh? Che ne pensate? Buongiorno ladies, è il giorno del battesimo. Ieri la festa è andata benissimo, non era una festa perché in realtà noi festeggiamo oggi anche il compleanno. Abbiamo fatto proprio un pranzo molto più importante per festeggiare il compleanno e il battesimo, però comunque ieri ci tenevo a festeggiare anche proprio il compleanno. In famiglia siamo stati benissimo e abbiamo mangiato la pizza, abbiamo fatto una piccola torta. Adesso però sto allestendo il tavolo con, diciamo, praticamente un po' di confetti. Non sarà proprio una confettata, ma dei confetti, soprattutto dei dolci, di quella pasticceria. Così quando usciamo dalla chiesa, verremo a casa, prendiamo un dolcino, anche perché ragazze, la verità è che io devo far mangiare uno prima di andare al ristorante, quindi ci intratteniamo un po' così e poi dopo andiamo al ristorante. Cosa rimane da fare? Sapete che i preparativi non finiscono mai. Dobbiamo andare a ritirare le torte perché le porteremo noi. Niente, quindi dobbiamo ritirare le torte. Ho fatto fare dei centrotavola che mi arrivano adesso alle 10, me li consegnano direttamente a casa. E poi sto pensando insieme a voi, in questo momento. Poi basta, credo sia tutto. Quindi andiamo di là, prepariamo il tavolo, così poi ve lo mostro. Ah, la cosa più importante, mi devo preparare io perché attualmente sono in pigiama. Ho preso anche questi di Crispo, che sono praticamente i cuoricini al cioccolato. Questi sono buonissimi, ragazze, e li vado ad aggiungere agli altri. Sono anche loro tutti sfumati, però mentre gli altri, se avete visto i vlog precedenti, sapete che hanno quattro gusti diversi, questi invece sono solo al cioccolato.
entrati in location, questo è il nostro tavolo. Eccoci qua, tavolone lunghissimo. Ora andiamo fuori e facciamo le foto con la torta. E siamo, ragazzi, in un posto meraviglioso, direttamente sul mare. Ora vi faccio vedere, eh. Eccoci. Siamo direttamente sul mare. Buongiorno, oggi voglio parlarvi, ve lo dico sottovoce perché qui stanno dormendo tutti, di un video che ho appena visto, di un prodotto secondo me incredibile. Li vediamo sempre utilizzati in casa, ma questo è formidabile e per una persona come me, molto attenta alla pulizia, credo che sia indispensabile. Vi lascio il video con tutto il dettaglio. Anche voi siete rimaste senza parole? Incredibile. La cosa più bella è che praticamente è wireless, quindi tranquillamente voi siete lì a rilassarvi e potete farlo andare. Inoltre ha una potenza di 250 watt, 3 modalità di pulizia e si adatta a tutte le forme possibili e immaginabili. Ovviamente è dotato di un filtro al carbone. Io vi lascio il link qua sotto con il prezzo scontato per chi fosse interessato, perché secondo me, ovviamente, trattandosi di casa, è un prodotto che può essere utile a chi ne ha necessità. Quindi vi lascio il link qua sotto con il prezzo scontato solo fino al 25 marzo e quindi potete andare a guardarlo, approfittare dell'offerta. Allora, so che siete molto curiose, quindi ci tengo a farvi vedere anche il contenuto delle bomboniere. Questa è quella appunto che ho dato agli invitati che hanno partecipato alla cerimonia anche al ristorante, e questa invece appunto per chi ci ha fatto gli auguri, e sono questi sacchettini con all'interno i confetti, il tag e il ciondolino, eccolo qua. Vi faccio vedere invece l'interno di questo, che ha fatto un po' il viaggio come potete vedere, quindi non è stato semplice. Allora, si apre in questo modo qui, che credo sia super carina. All'interno troviamo sempre naturalmente i confetti, che adesso non mette a fuoco, con il ciondolino. Poi una bomboniera secondo me bellissima, che è questa. Eccola qui, ragazze. E questo bellissimo portachiavi, che ha diversi simboli, tra cui l'aereo, il mappamondo, la valigia con alcune delle capitali più importanti, e poi appunto un piccolo charm, questa pallina
azzurra per noi ha un grande significato che rappresenta appunto un bellissimo simbolo e ovviamente l'ho personalizzato con la pallina blu che secondo me ci stava bene per il battesimo. Che ne pensate? Devo dire che gli invitati lo hanno apprezzato moltissimo. Mentre per i padrini abbiamo fatto un regalo diverso, uno a testa perché lui aveva tre padrini, i miei fratelli e il fratello di Gabri. Visto che Gabriele, quando ha visto il regalo dei padrini, se n'è innamorato, lo faccio vedere anche a voi. Gabri, vieni qua, prestaci il braccio, vi faccio vedere cosa abbiamo scelto. Eccolo qua. Allora, vi farò vedere con la luce. Questo è appunto un bracciale con una pietra attiva particolare, nello specifico giramore. Questo è il turchese africano, c'erano diversi tipi di pietre, il turchese africano, l'onice nero. Noi abbiamo scelto questo per il colore, molto bello, qui ha dei zirconi, gira il braccio, degli zirconi piccolini, sia di qua che di là, ma soprattutto ha come simbolo, come potete vedere, il leone che è simbolo appunto di coraggio, di lealtà, di fierezza e di tantissime altre cose belle. Dobbiamo dire che i padrini lo hanno amato immediatamente, vero Gabri? Ora Gabri c'ha il segno perché c'era pure l'orologio e gira, lo hanno indossato subito tutti e tre. Quindi questo è stato il nostro pensiero per i padrini. Allora, ladies, ho aperto questo video proprio dicendovi che avrei condiviso delle immagini importanti con voi e così è stato. Mi dispiace di non aver ripreso molto la location perché è spettacolare, è una delle più belle location della Campania sul mare. È molto difficile riuscire anche a fare le cerimonie lì, quindi sono stata super contenta di esserci riuscita, anche perché avete visto, noi eravamo un tavolone unico, avevamo tutta la sala per noi, tutto il fuori per noi. Non vi ho ripreso l'aperitivo che invece abbiamo fatto fuori perché io ero presa a fare le foto, infatti io non ho assaggiato l'aperitivo purtroppo, però tutti hanno apprezzato il pranzo, ragazze, è stato il più buono che abbiamo mangiato nella mia vita, perché a me non mi è mai capitato alle cerimonie di mangiare tutto e anche Gabriele era d'accordo. Non c'erano cremine strane, che è la pianta, cremine strane, salse strane, era tutto molto semplice ma molto ricercato e buonissimo. Vi ho messo un po' di immagini di piatti e ci siamo finiti tutti i piatti, cioè uno spettacolo. Ora voglio sapere anche da voi cosa ne pensate, insomma, delle immagini che avete visto. Se vi ha fatto piacere partecipare con noi e condividere con noi questi momenti tanto importanti per noi e per la nostra famiglia, io vi aspetto, ragazze, martedì 25 marzo qui su Filomena Amore per la presentazione di una borsa iconica che vi farà letteralmente impazzire, più il restock di una lady che avete amato tantissimo e che ho modificato perché ho aggiunto un'altra tracolla, sarà perfetta per i prossimi mesi, più due promo dove vi farò dei bellissimi regali. Quindi vi aspetto il 25 marzo qui su Filomena Amore e soprattutto scrivetemi nei commenti se la nostra cerimonia vi è piaciuta. Un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.